L'attacco in Libano con le esplosioni ha segnato una nuova linea nel mondo e nella storia della guerra. Quanti conflitti ci sono in questo momento in Libano sui diversi piani? Se si esamina la situazione delle guerre nel Medio Oriente al momento, stiamo parlando di una guerra più che altro cinetica. Ci sono delle attività digitali, ma in maniera limitata. In Microsoft noi tendiamo a concentrarci sempre su due tipologie di attività digitali. Una si basa sugli attacchi cibernetici, quindi attacchi verso le reti, e l'altra riguarda le operazioni di influenza, cioè cercare di ingannare le persone. Quindi abbiamo rilevato questo tipo di fenomeno, ma su dimensione più ridotta rispetto a quello che si è visto negli ultimi 2 anni e mezzo in Ucraina. Quindi qual è il cambiamento che noi vedremo d'ora in poi in tutte le guerre, se lo vedremo in tutte le guerre? Io credo che la guerra si sia evoluta. E quindi man mano si sono evolute anche le armi. Ad esempio le armi di precisione, che possono colpire un obiettivo a migliaia di chilometri di distanza senza sbagliare. Quindi la difesa deve creare un nuovo scudo. La cosa fondamentale per noi del settore tecnologico è reingegnerizzare la sicurezza, in modo che sia l'equivalente dell'Iron Dome, quindi una cupola di ferro per il cyberspazio. Ed è proprio questo che stiamo facendo. Brad Smith, presidente di Microsoft, è in Italia per investire 4,3 miliardi di euro nel potenziamento dell'infrastruttura italiana di data center, vere e proprie banche in cui conservare i dati, utilizzate anche per supportare lo sviluppo di intelligenza artificiale per il Mediterraneo e per il Nord Africa. Quindi cambierà anche il nostro modo di vedere la supply chain. Dovremo quindi scegliere meglio da chi comprare i nostri oggetti smart e anche per esempio le auto elettriche? Io penso che il nostro dovere sia fare un'azione su due livelli. Uno è quello dell'integrità della catena di approvvigionamento, della supply chain, e questo è un fenomeno globale. Le aziende che producono beni manifatturieri devono esaminare ciascun componente che rientri poi nel prodotto finale e quindi pensando bene anche al luogo di provenienza dei prodotti. Inoltre pensare che molti dei prodotti che compriamo, ad esempio nel caso delle automobili, sono sempre collegati e quindi dobbiamo proteggerli con forza. In un certo senso è per questo che un'azienda come Microsoft è così concentrata sulla creazione di propri data center dell'intelligenza artificiale, sia che si tratti di automobili connesse che di elettrodomestici smart, e sicuramente nel caso di computer e telefoni, tutti sono collegati e il data center in sé è un luogo fondamentale nel quale deve esserci un'adeguata protezione. Solo così si può proteggere tutto ciò che è connesso.